Credo che ci siamo tutti. Buonasera a tutti e benvenuti nell'aula consigliare intitolata Renata Fonte. Grazie per la vostra presenza e per aver accolto con entusiasmo anche voi la proposta sia del signor Domenico Cannata e nonché di Diagora.it. Ho fortemente voluto questo evento e ho accolto con entusiasmo la presentazione del libro di un nostro concittadino emigrato molti anni fa con la sua famiglia in Liguria, a Genova. Quindi con il nostro gruppo Giovani in Azione abbiamo deciso di presentare qui in aula il signor Domenico e i suoi racconti. Tutto è partito, credo, da un social, da Facebook, per poi diventare virale come tutto ciò che accade oggi via internet. Lo hanno quasi obbligato a scrivere questo libro e quindi ci farebbe molto, molto piacere che possiamo avere una copia ciascuno e possiamo accogliere con altrettanto entusiasmo i suoi racconti vissuti a Nardò durante le vacanze estive presso la casa dei propri nonni. Quindi non vi faccio perdere altro tempo perché stiamo già iniziando con il ritardo, quindi passerei la parola prima al professore dell'Istituto Tecnico Roberto Russo, che presenterà il libro naturalmente soprattutto con l'ausilio dello scrittore nonché Domenico Carratta. Grazie. Grazie al consigliere Tardi, grazie per la possibilità che ci date gli amministratori in saluto presenti, anche la vicepresidente della provincia, anche consigliera comunale Paola Mita, il presidente del consiglio comunale, ringrazio, ma soprattutto è molto bello, avete pensato bene di organizzarlo qui, perché date la possibilità alla gente di conoscere anche, e a tutti noi di conoscere questi luoghi che molte volte rimangono sconosciuti. Però venite in queste occasioni, non vi consiglio di venire da altri consigli comunali, perché sto scherzando. Ovviamente quando si cominciano queste cose uno guarda l'orologio e dice quanto un ciole, no, saremo molto presi e soprattutto avrete il tempo di andare a visitare i cosiddetti sepolcri. E io ho letto veramente con grande gioia e interesse e soprattutto per ripetere un termine del libro che si usa, mi sono tuffato in questo libro, che vedete amici di Nardò, io vi consiglio di leggerlo. E lo avevo preso quando mi hanno invitato un pochettino per fare delle domande, farò delle domande all'autore molto semplici e dicevo prima in una chiacchierata, le farò così come sono venute a me mentre leggevo questo libro. E questo libro che è veramente per chi è una cosa molto bella, non solo per chi ha vissuto quei momenti di Nardò e quindi per chi come in età già più avanti come noi ha potuto sentire, ogni tanto magari se ce lo consente l'autore leggeremo proprio qualche momento, perché, ma anche per chi non li ha vissuti questi momenti. E dico subito la cosa che ho detto anche a lui, che è più caratteristica, che secondo me è molto bella. Questo libro si presta molto anche per i giovani, perché è necessario che i giovani conoscano le nostre tradizioni e soprattutto per capire che cosa è stato, che cos'è e che cosa sarà, perché si dice sempre che la storia bisogna conoscerla per poi viverla in un modo diverso, per non ripetere gli errori, si dice in storia, no? Bene, allora questi ragazzi e questi giovani, e io penso che questo volume, destinato ovviamente, leggetelo, leggiamo adesso,
lui è anche soprattutto un fotografo, per cui ecco, sono veramente questo racconto, questa narrazione sono veramente degli idilli, cioè è come avere un quadro davanti e viverlo, non è soltanto una scrittura, è proprio anche come vederlo nel momento in cui ci viene descritto. Però io una prima domanda gliela devo fare al nostro autore. Meritino o genovese? Qui è nato a Genova, ma meritino o genovese? Bella domanda. Allora, buonasera a tutti innanzitutto e grazie di essere qui. Innanzitutto devo fare una piccola premessa prima di rispondere a questa domanda da molti dollari. Io mi devo scusare con tutti, perché lo so che è così, per questo spaventoso accento genovese che ho. Mi scuso perché mi prendono in giro anche a Genova. Cioè, sono più genovese dei genovesi e dicono quando sono fuori mi prendono in giro per Grillo. E il quale Beppe Grillo ha lo stesso accento mio e ha preso questo accento da un altro grande comico genovese che è Gilberto Bobbi, che è stato molto più grande di Beppe Grillo. Purtroppo ho questa fortuna e questa disgrazia e dovete sopportarmi così. L'altra cosa per la quale vi chiedo scusa è che mi sono tolto la giacca, ma patisco molto il caldo perché sono arrivato qui a Nardò una settimana fa che ero pallido, magro, emaciato, sembravo Fassino e me ne vado che sembro Gerry Scotti. Dopo una settimana e i responsabili sono qui sparsi in questa sala, i responsabili di questa trasmutazione attesa e anche desiderata peraltro, però è successo così. Genovese o meritino? Sicuramente in una prima fase della mia vita più genovese e andando avanti con gli anni sempre più meritino. Tant'è vero che adesso dico una cosa che può sembrare quasi estrema. Noi a Genova andiamo tutti a finire a Staglieno. Staglieno è un famosissimo cimitero, è il cimitero più grande d'Europa, dove quando c'entri dentro come turista rimani sbalordito, quando c'entri dentro come genovese ti si stringe il cuore per il senso della morte che c'è là dentro. E quando c'entri pensando che ci andrai a finire anche tu non sei tanto allegro. Ecco, io ho pensato più di una volta mi piacerebbe essere sepolto a Nardò. E l'ho pensato più di una volta, perché in fondo queste radici che col tempo sono diventate sempre più importanti sono dentro di me e sono impeccabili. Certo, questa per me è una situazione veramente incredibile. Io vorrei soltanto che mio padre, i miei zii di Nardò, l'altro mio zio di Genova, potessero vedere questa situazione qua, perché è veramente inimmaginabile per loro, però credo che sarebbero contenti. Insomma, prima genovese, man mano, come avevo detto anche prima, di altro, insomma, man mano sempre più meritino, questo e ci fa piacere. Ecco, questo libro nasce per caso, casualmente, perché lui trasmette su Facebook questi suoi pensieri e poi la rete Facebook lo invita, a chi leggeva questi pensieri, lo invita a scrivere un libro. E quindi questo mi è molto piaciuto, perché io dicevo prima che a lui sono un po' allergico ai mezzi di comunicazione. La domanda è questa, quindi può coesistere la carta stampata con, secondo te, con Facebook, o i giovani sono soltanto rete? E poi, perché questa è una cosa anche molto bella, che a me ha colpito molto di questo connubio del libro, cioè spesso sapete oggi.
oggi si dice la carta stampata non la leggono, soprattutto i non si legge più, siamo tutti un pochettino presi dalla rete, ma è molto bello questo fatto, è innovativo che sia la rete a spingere, quindi le due cose possono coesistere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tanto è vero che l'età media degli utenti di Facebook si sta alzando e gli utenti più giovani si stanno orientando verso altri tipi di social, e questo non è tanto un buon segno. Io frequento molto soltanto Facebook per il fatto che vi dedico talmente tanto tempo che se mi dedicassi anche ad altri social veramente non farei nulla. Secondo me possono coesistere cercando di scremare un po' brutalmente quello che passa con dentro, nel senso di dopo che in 2000 ti hanno chiesto l'amicizia, in 2000 ti hanno chiesto di giocare a Candy Crush Saga e devo ancora capire che cosa diavolo è, e una volta che tu hai scremato tutto questo, una volta che hai visto i primi 100 gatti, che sono una cosa meravigliosa, però non si può vivere guardando gatti, eccetera, eccetera, si scopre che la rete può essere uno strumento di acculturazione popolare veramente formidabile, e di circolazione delle idee. Stupisce un po' un aspetto della rete, la violenza verbale. Cioè, la gente va in rete come guida l'automobile. E così come si manda in un paese con una facilità che poi verbalmente, cioè se noi si scontrano per strada camminando, uno non dice all'altro in maniera violenta vai a quel paese, no. Se però questo succede in automobile, questo invece accade, no? Su Facebook è la stessa cosa, cioè i rapporti sono sempre molto molto diretti e molto violenti, e questo è una cosa che bisognerebbe cercare di evitare, perché altrimenti e questo è legato anche al fatto che su Facebook ci si incontra spesso con persone non simili a se stessi, mentre invece nella vita normale, nella vita sociale, uno frequenta sempre persone che gli somigliano, no? Però sì, secondo me è uno strumento molto, molto bello, e secondo me può essere molto utile, anche perché è una leggenda che non esiste quella che uno scrive per se stesso, dipinge per se stesso, fa musica per se stesso. Uno ha bisogno di socialità. Se una cosa che viene scritta parla soltanto al cuore di chi la scrive, non serve a niente. Deve per forza essere un fatto comunitario, deve per forza parlare al cuore di qualcun altro. E Facebook, da questo punto di vista, è una bella opportunità. Questo libro andrebbe, a me piacerebbe leggere qualcosa, però ecco, perché ovviamente desterebbe molto più la curiosità, come devo dire, si presta proprio, però dicevo, e sono convinto, è ricco di valori. Ecco perché mi piacerebbe presentarlo anche, come dicevamo, un pubblico di giovani, è ricco veramente di valori, e non volendo il nostro autore prima ha fatto anche un cenno, è presente, pensate un po', è così bravo che parlando della descrizione dei funerali che avvenivano da noi, i funerali con in via Lata, ma in tutte le vie dove tutti, era come se fosse un evento, fosse stato un evento quello del funerale, se bastavano i nostri nonni, si togliono il cappello, lui lo ripete molto bene. Ecco, io al di là di questo racconto tira in ballo una cosa importante, perché a un certo punto e poi lo riprende questo tema il tema della morte, perché prima la nonna, se non erro, che a un certo punto i vestiti della nonna, e fai un'osservazione molto molto bella, e poi dedichi verso, eccolo, da allora mia nonna campò almeno altri 20 anni, ma questo credo sia il significato di non avere paura della morte. Poi riprende in quei racconti
questo tema molto molto importante e bello, e io chiedo a lui quel modo di assistere ai funerali, di vedere i funerali, dove tutto il paese sembrava quasi si fermasse quando lui cita, voi leggetelo perché è bellissimo, e tutti sta passando muerto, queste erano le parole, quindi bisognava fermarsi, e era un senso che faceva riflettere su una cosa che oggi non c'è più, il senso della morte, cioè erano importanti quelle tradizioni che oggi le abbiamo veramente perdute. Immagino se a Genova fosse mai possibile, passando un funerale, che si abbassassero le saracinesche e tutti nella famiglia dicessero vediamo, perché poi da quanti preti c'erano, da quanta gente c'era del numero, si capiva, lui lo dice molto bene, leggero, anche l'importanza della persona che era morta. Ecco, io l'ho visto anche come un dare un senso. Qui da noi queste tradizioni sono molto importanti, ma oggi ci sono più. No, non ci sono più perché a Genova le serrande si abbassano per gli scontri di piazza, che accadono sempre più frequentemente, e questa non è una bella cosa. Purtroppo vorrei chiarire una cosa, che il significato del libro, detto in parole molto 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 povere, non è si stava meglio quando si stava peggio. Cioè non è dobbiamo tornare al passato, per cui non è un rimpianto monocorde di quello che è stato, non è questo il significato. È un ricordo di quello che è stato per rispettare il presente. È solo questo, perché nessuno desidera tornare al passato. Però il significato della morte, che io sento fortissimo, va per quanto possibile rivalutato, perché è evidente che nelle società patriarcali la presenza della morte era molto più quotidiana nelle realtà, non solo perché morivano gli animali, ma anche perché le persone sapevano di dover morire e si preparavano alla morte anche religiosamente. Indipendentemente dal fatto che uno sia credente o no, indubbiamente il fatto di prepararsi, come faceva mia nonna, con 20 anni di anticipo all'idea di morire, è una cosa che nella società moderna è stata espulsa. E la morte, come tutti sappiamo, è stata appaltata agli specialisti. E questo porta delle conseguenze, secondo me, devastanti, perché è la stessa forma mentale con la quale ammazzare un pollo è stato appaltato allo specialista dell'ammazzamento dei polli, per cui poi nessuno di noi non solo è incapace di ammazzare un pollo, ma lo considera un'operazione barbara che lui non farebbe mai. Questo distacco da qualsiasi genere di sofferenza, che però è insita nell'uomo, quando ci piomba addosso all'improvviso, ci devasta. Ci devasta e bisogna ricorrere allo psicanalista per rimettere insieme i pezzi. Tutte cose che di cui una volta secondo me c'era meno bisogno. Ora sono pensieri non particolarmente originali questi, però la realtà è questa secondo me. Sì, torna ovviamente in altri momenti il senso religioso molto bello, anche se io ho fatto fatica a leggere quando la nonna recita il rosario nel suo latino. E tu citi, era il suo nam. Naturalmente sono quelle era come quando i vecchi non conoscevano il latino, per cui veniva fuori questa parola ciburi, quando dicevano il gloria, piuttosto che dire sicut erat, ciburi non consienti, cioè non c'era nulla, era sicut erat, per cui cita, immagino, mi ha detto che loro non conoscevano, ma mia nonna era analfabeta e non era capace né di leggere né di scrivere e neanche di leggere l'orologio in casa, e di conseguenza ci diceva che ora era guardando l'ombra proiettata sul pavimento dal balcone, no? E però diceva il rosario tutti i giorni davanti alle statue che usavano una volta con quella campana dietro, no?
diceva questa litania che non aveva alcun significato razionale, no? E lo dicevo. Però quando i buddhisti dicono Nami Hoho Renge Kyo, è la stessa cosa secondo me, cioè il significato di pace e di tranquillità che loro sentono scendere nel loro cuore, perché lo sentono, almeno così dicono, no? E magari sono ingegneri astronautici questi buddhisti, non è diverso da quello che sentiva mia nonna, è secondo me la stessa cosa, secondo me, non so. E questo è il senso religioso universale di tutte le religioni. È molto bello anche quando parla delle tradizioni, a un certo punto fai un paragone con il pane di ieri, il pane ieri, il pane oggi, e dice: il progresso ha portato all'introduzione di un magico ingrediente panificatore, ho detto miglioratore, molto bella, grazie al quale all'uscita del supermercato il pane ha una certa consistenza, una volta giunti a casa ne ha un'altra, ed infine la mattina seguente non si può fare altro che domandarsi se la sera prima si fosse stati ubriachi per aver acquistato una cosa del genere. Prima ha descritto in modo bellissimo invece tutta questo rito che c'era nella preparazione anche del pane e delle friselle che lui, le friselle che lui giustamente tanto decanta. Ecco, c'era, e questa è un'altra parola che per me è in questo testo ho trovato, cioè vale a dire tutto ciò che nel meridione spesso si fa è quasi un rito. Era un rito il fare il pane, le frise, era un rito la vendemmia, e lui le descrive benissimo queste cose, era un rito aspettare il parente o accompagnarlo alla partenza come facevano quando si arrivava e quando se ne andava, che non finivano più di metterti nella macchina la sua Prinz, con la quale apre questo bel libro, famosa Prinz, e poi se ne va e giustamente dice: non so più, non immaginavo che tutta quella roba che vedevo potesse entrare nella macchina, cioè ci mettevano di tutto, no? Ecco, e veramente questo che cosa vuol dire? E faccio la domanda, è che il rito è legato anche qui con qualcosa che ha a che fare con la religione, che ha a che fare con l'amore. È possibile, dalla tua esperienza, che la gente del sud esprima più affetto e amore rispetto alla gente del nord? Probabilmente sì. Quando l'uomo del nord, cioè me, ha un grosso favore dall'uomo del sud, la prima cosa che pensa è cosa vuole questo lavoro. Questo pensa l'uomo del nord. E quando, dopo parecchio tempo, che stai lì barcamenandoti, aspettando, scopri che questo non voleva niente, si rimane scompensati. E questo non è un luogo comune, perché è una cosa che a me è successa molte volte, in una maniera molto concreta e molto tangibile. E non soltanto con i miei parenti che sono qua presenti, ma anche con sconosciuti, con assoluti sconosciuti appena incontrati. E ho dedicato un racconto che voi non avete sicuramente ancora letto, perché non l'ho pubblicato su Facebook, proprio a uno di questi incontri straordinari, quando è morta mia cugina. Se vuoi poi possiamo sono anche lei, possiamo accennarlo, sì. Vuoi? Lo facciamo? Dai, quello che è. È l'ultimo racconto. Lo squillo del telefono, pagina 7. Esatto. Forse ci vorrebbe un vincitore un po' migliore di me, ma no. Poi una sera squillò il telefono e dall'altra parte non c'era nessuno.
la persona che per l'emozione non riusciva a parlare tentava di annunciarmi che la mia cugina più anziana era morta all'improvviso. Non era mancata, era morta. Perché le cose hanno il loro nome e bisogna avere il coraggio di pronunciarlo. Come il male incurabile, si chiama male di vivere, ma questo è un altro discorso. Il funerale si sarebbe svolto la mattina seguente in cattedrale, la chiesa madre, come affettuosamente la chiamava il nonno quando diceva che la gramigna cresce ovunque, persino lì. Con la mente attraversata da mille ricordi, esaminai la possibilità di un viaggio notturno per partecipare alle esequie, ma anche partendo immediatamente non sarei comunque riuscito ad arrivare in tempo. Trascorsi la notte in un agitato dormiveglia. La mattina seguente, all'alba, cominciai a tempestare di telefonate i fiorai di Nardò, allo scopo di inviare almeno dei fiori, ma a quell'ora erano ancora tutti chiusi ed il funerale era previsto per le ore 8. Fino a che sulla guida telefonica ne scovai uno che, accanto al numero del negozio, aveva segnato anche quello del cellulare. Se lo ha lasciato acceso, pensai, quest'uomo lo tiro giù dal letto. E così fu, infatti. Il fioraio si dimostrò molto gentile, nonostante fossero le 5 del mattino. Prendemmo ogni accordo circa il tipo di fiori e le modalità di consegna. Restava da concordare il sistema di pagamento, per il quale il mio sconosciuto interlocutore propose un sistema informatico totalmente al passo con i tempi. La prima volta che verrai giù in vacanza mi pagherai. E qui il genovese che è in me ebbe un sussulto. Sono le rete degli inventori delle banche, delle lettere di cambio, il primo sistema di pagamento senza denaro, di coloro che per secoli hanno avuto in pugno l'Europa, non dal punto di vista politico o militare, ma da quello economico, di coloro a cui si rivolgeva Carlo V, il padrone del mondo, col cappello in mano, per avere un prestito per fare le sue guerre. Tutto questo, insomma, per dire che a Genova i soldi sono sempre stati una cosa seria e sono la base per la valutazione anche morale di una persona. Una risposta simile da un fioraio genovese non solo sarebbe inimmaginabile, ma addirittura immorale. Toccare con mano che altrove non è così, che i valori possono essere diversi, che si può vivere un po' più rilassati, mi lasciò esterrefatto. Mia cugina non c'è più. Se n'è andato con lei un universo gastronomico fatto di minuscoli capperi presi in riva al mare, di sale scuro raccolto fra gli scogli, di lumachine bianche prese sulle stocche del grano, di pentole fritte nell'olio dei suoi ulivi contorti, di cicoria selvatica raccolta ai lati delle strade di campagna, di erba di mare messa sotto aceto, il tutto preparato in una casa dove il tempo si era fermato e dove il piacere di condividere regnava sovrano. Credo che Fioraio lo sapesse. Un applauso ci vuole. Stupenda. E così, e ancora sempre cercando di mettere in evidenza anche dei modi che lui ha sottinteso mentre scrive, perché secondo me, ripeto, al di là del racconto ci sono veramente degli spunti molto molto forti. A un certo punto, per esempio, tu parli, sta descrivendo la famosa Piazzetta Noscia, e in quel punto c'era l'ingresso ad un chiostro ospitante il mercato. Lo ricordo come un tripudio di scamorze fresche col cuore di burro, ma si trattava in realtà di un odorosissimo caravanserraglio ricco di ogni bene di Dio locale, cioè si entrava, c'era di tutto praticamente in regola, cioè non globalizzato. Ecco, volevo chiederti, cioè che vendeva cose che trovavi solo lì,
cioè che di Filadelfia Kafka non se ne può più, cioè che ci piace vivere in un mondo che in un posto trovi una cosa e in un altro posto trovi una cosa diversa. Lui dice, fine della predica, la globalizzazione è un male? No, la globalizzazione non è necessariamente un male, perché per trasformare il mondo gli standard sono necessari. Non puoi sfamare il mondo con la patata guarantina ligure che cresce in alta montagna, che ha una produzione minuscola. È necessario standardizzare per poter, però è necessario anche in questo caso ricordarsi di quello che siamo stati. E così come ieri sera ho chiesto un dado d'obrodo a mia cugina, che non ce l'aveva perché non usa dadi d'obrodo, perché è una cosa, bisogna secondo me nel presente, almeno io faccio così, io mi regolo così, nell'attualità di ogni giorno, ritagliarsi degli spazi non globalizzati, per cui non si tratta di demonizzare il McDonald's o altre realtà, o addirittura gli OGM, che per certi aspetti secondo me possono avere la loro funzione, ma ritagliarsi degli spazi. Per cui, per esempio, la grande gloria di Genova, faccio per dire, è il pesto, no? Che tutti conoscono. Il pesto ha una sua procedura di fabbricazione che nessuno rispetta, neanche a Genova, nessuno. Allora io cosa faccio? Io una volta ogni tanto invito tutti gli amici a casa, metto un enorme mortaio in tavola, no? Con tutti gli ingredienti dentro, si fa passare il mortaio, tutti pestano e facciamo il pesto insieme, invece di farlo col frullatore. Non che col frullatore venga male, ma per cui ogni tanto riposarsi un po', non vivere sempre e soltanto standardizzati. Questa è la mia idea. Andiamo verso solo qualche altra domanda. E a un certo punto è pieno veramente di spunti, di riflessioni, vedete, che non sono solo racconti belli da leggere. E a un certo punto scrivi: abbandonare la propria terra può comportare un prezzo molto alto da pagare. E tutti gli emigranti lasciano una parte di sé nel loro paese nativo. E addirittura per tuo padre, quando lo racconti, dici: quando stavo a Genova era una persona, quando stavo qui vedevo una persona completamente diversa. Lì era un uomo solitario, aggettivi molto forti, un uomo triste, davanti alla televisione, quando arriva qui. Ecco, quindi partire un po', morire, è vero. Pensiamo a tutta la questione, quindi mi ha fatto venire in mente con questo anche tutta la questione delle migrazioni, di quello che sta succedendo, di quello che succede. Purtroppo sì. L'emigrazione che subiamo noi adesso è un'emigrazione prevalentemente intellettuale, per la quale io vedo i miei nipoti che ci stanno passando, per trovare una valorizzazione adeguata al loro lavoro sono costrette ad andare fuori Italia. Però da un lato è comprensibilissimo questo loro anelito, questo loro desiderio, però secondo me bisogna limitare questa esperienza ad un periodo della propria vita, perché sradicarsi completamente è una cosa dolorosissima alla lunga, ed è un fatto che comporta un prezzo da pagare elevatissimo alla lunga. Io l'ho visto mio padre, cioè per vederlo qui a Nardò, che si faceva la barba, si metteva il vestito buono, andava a messa, per me era una cosa incredibile. Vederlo che andava a fare la spesa, lui, non mia madre, lui andava a fare la spesa, cioè ritornava in certi meccanismi. E poi soprattutto un'altra cosa, non sono sicuro che mio padre sapesse
sapesse esattamente quale fosse la sua vocazione, perché mio padre ha fatto l'operaio di Tarsilia tutta la vita, no? Perché non voleva fare il vaccaro, no? Ora fare il vaccaro non sarà il massimo della vita, però anche fare l'operaio di Tarsilia non è che sia una passeggiata, no? Questo perché lui detestava la campagna. Quando io a Genova mi sono comprato una casa in campagna, la prima cosa che ha fatto lui è stato installarsi dalla mattina alla sera nel mio terreno, che era molto grande, a coltivarlo. Potava gli ulivi, facciava l'erba, metteva le fave, metteva i zucchini, tanto che a un certo punto ho dovuto creare una linea, no? Tipo le scene del crimine in America, e gli ho detto fin qui e non oltre, perché sennò veramente le zucche non piccanti mi arrivavano in salotto, no? E ho dovuto fare questo, per cui non so esattamente quale fosse veramente la sua vocazione, ecco. A 20 anni sei convinto di saperlo, a 60 forse non lo sei. Andiamo verso la conclusione. C'è una parte dedicata a veramente tiene col fiato sospeso. Lui comincia così, cioè io aspettavo dicevo chissà di che si tratta, voglio vedere. Lui comincia dicendo: ci sono dei fenomeni, quindi è un fenomeno quello di cui parlerà, di fronte ai quali lo scrittore sente vibrare la penna e inibirsi il ciglio, farsi ricchi col cuore. Il fiato addirittura si sospende come a Dante dinanzi alla visione di Dio. Sentite di cosa parla. Avvolto in una nebbia divenuta impenetrabile già nel vicolo adiacente, un improbabile sacerdote, conciato come già lo spartatore a metà dell'opera, accudiva in un locale dalla igiene migliorabile una sterminata distesa di salsicce, sardizie, pezzetti. Cioè, è bellissimo questo per parlare dei pezzetti sfrigolanti sul letto da una piazza e mezzo di bracci ardenti. E guardate il parallelismo di cui questo libro è pieno e che veramente qui ha dimostrato, per me, l'autore dimostra un salto. E di fronte all'officiante, una massa di adetti come agenti di borsa di Wall Street alzavano freneticamente le mani ad indicare il numero di salsicce desiderato. Cioè, lui paragona, noi gli andavamo a comprare, che vanno ancora, la sardizia a pezzetti della borsa di Wall Street. È veramente bello, come ti dico, anche questi parallelismi, queste simmetrie che l'autore ci mette. Sono veramente belli. Ecco, un'ultima domanda a proposito mi è venuta, perché mi sono appuntato tante cose, però capisco che insomma a un certo punto mi pare citi ancora Dante a proposito del tuo innamoramento in una... adesso vado a sì. Ecco, e dici che l'amavi di quell'amore appunto con cui Dante aveva amato Beatrice, e sulla prima volta non ci aveva fatto nulla, e poi lo aggiunge veramente non la seconda volta, ecco, il cosiddetto amore angelico, o i giovani sono capaci di innamorarsi di questo amore? Sì, lo conosco l'altro che io i giovani non posso dirti conoscerti bene, ma essendo io stesso una giovane matricola universitaria per una tardiva laurea, io vivo in mezzo ai giovani, studio insieme a loro, e io avevo un'idea molto distorta dei giovani, un'idea molto peggiore di che cosa fossero i giovani. I giovani hanno un gap educazionale. Cioè, i giovani non sono educati, non hanno nessuno che gli dica che diavolo fare nella vita, ma sono molto, molto migliori e molto più determinati di quanto io pensassi, la stragrande maggioranza di loro, e sono molto più sentimentali di quanto io immaginassi. Bene, io credo, lascerei la parola adesso ancora. Se l'autore vuole aggiungere qualcosa, magari io nelle mie veloci domande, è possibilissimo, ma sicuramente
avrò colto qualche punto più significativo o che lui naturalmente vuole far conoscere al pubblico di questo testo, e io domenico lascio allora la parola per una conclusione. Ma sì, no, soltanto una cosa. A un certo punto mi sono trovato ad un piccolo video, nel senso che i commenti che molti di voi hanno fatto su Facebook, al di là dei complimenti che fanno enormemente piacere, però spesso questi commenti hanno cominciato a essere dei commenti importanti, cioè dei commenti che aggiungevano cose che io ignoravo. Per cui hanno cominciato a diventare dei commenti importanti. Allora mi si è posto il problema se utilizzare questi commenti e infilarli nei miei racconti, oppure creare addirittura dei nuovi racconti con i vostri commenti. E io ho scelto di non farlo, cioè di non impadronirmi nei vostri commenti, ma di lasciarli. Per cui alla fine del libro troverete una vasta selezione di questi commenti, diciamo, questi commenti narrativi, non di congratulazioni, perché a modo loro sono anche loro dei piccoli raccontini, da quello che in Germania da 40 anni, per cui l'italiano si è proprio dimenticato, ma non importa, perché non si può mica pretendere, ecco, dei commenti complimentosi. Ne ho lasciato soltanto uno perché vorrei vedere qual è quello scrittore che non si scioglie a leggere questo commento, no? Di una signora che si chiama Annalisa Romano e che non vive a Verdò, vive a Sassuolo, credo, se non mi sbaglio. Grazie. Che c'è buono, tanto. Anzi, qui non chiamavo 9 mesi, se non ero la situazione. Allora, lei mi ha scritto questo: sai farmi togliere il filo di paglia dalle labbra quando descrivi un pagliaio. Che voglio dire, ma neanche Dante si sarebbe sciolto per un movimento così, e questo qui ho voluto lasciare. Vi abbraccio tutti quanti, perché per me è una cosa incredibile essere qui stasera. E se siamo pronti o no, siamo pronti? Sì, Domenico, farei intervenire sia il consigliere, adesso il presidente del consiglio di regionale, ma è il vicepresidente della provincia Paola Vita. La parola a Alonso. Sì, grazie. Io vorrei intervenire lì, vicepresidente del consiglio di regionale. Grazie Andrea. Intanto grazie a voi per aver organizzato questa serata interessante. Grazie a Domenico. A me piaceva anche il titolo di questa e inviato una dot, quindi a chiudere poi tutto quello che c'è nel discorso. In realtà non sei né di grado in Liguria, né tantomeno se ti ringrazio di avere una dot. Quindi la prima domanda che ha fatto il Roberto diceva: ti senti diciamo adesso più nelle tue mani? Entrambi, assolutamente. Siamo salentini, quindi veramente. Grazie e grazie anche da parte di tutti, soprattutto di Nardò, ma lo fa presidente della provincia, perché rappresenti il tuo libro, rappresenta la nostra cultura fuori. Il ricordo dei nonni, abbiamo un po' tutti noi ancora, ma di quei tempi anche, ci deve ancora far riflettere, a noi soprattutto di quello che la vita è stata, proprio come dicevi giustamente prima, non ancora c'è passato, perché il passato non dobbiamo guardare al futuro per migliorarlo prendendo dal passato. Quindi veramente grazie ancora. Vabbè.
qualche minuto lo devo rubare a ognuno di voi, anche se mi rendo conto che la giornata anche è particolare, la serata è particolare, però ci sono alcune considerazioni che devo necessariamente fare. E oltre che ringraziare l'autore del libro e il professore Russo che ha collaborato in questa splendida iniziativa questa sera con delle domande che hanno sicuramente sviscerato quello che è il contenuto di questo interessantissimo e caratteristico libro. Generalmente gli applausi non si chiedono, soprattutto in contesti come questi, comunque ci vediamo sempre in un'aula consigliare e chi vede di noi, amministratori, insomma, lo ricorda. Però io un applauso per il mio collega Giuseppe Verardi, lo devo necessariamente chiedere. Prima come gruppo consigliare e poi come amministratore, quindi è un discorso che coinvolge tanto Giuseppe quanto Augusto, quanto Paola, Gigi che chiederà a me e che sta rimanendo diciamo in disparte, ma ho cercato di farlo meglio tanto quanto noi, il consigliere Pereira che è qui in aula insieme a noi e tutti comunque colleghi amministratori. Abbiamo pensato fin dall'inizio al nostro insegnamento di rendere quest'aula appunto un luogo aperto, no? A differenza forse di quanto avvenuto in passato, tanto per le attività istituzionali quanto anche per questo genere di attività che a mio modesto parere sono diciamo un di più che forse un'amministrazione dovrebbe fare e alimentare, perché portare con degli argomenti come questi caratteristici le persone nelle palazzo di città è sicuramente un'iniziativa degna di nota. Io oltre a ringraziare, come ha detto l'amico Giuseppe, che prima mi definiva consigliere, tra l'altro io preciso anche questo, io sono orgogliosamente consigliere comunale, poi il ruolo di presidente è un ruolo che voi mi avete conferito, di cui sono orgoglioso, però sono consigliere e collega di ognuno di voi, e questo non posso e non voglio ovviamente dimenticarlo. Però facendo riferimento al libro, non posso non fare riferimento ad un aspetto che tra l'altro ho preso anche il segno della pagina 50 del libro, perché è un argomento che sento in modo particolare che mi riguarda davvero da vicino. Oltre che ripercorrere quali sono le tradizioni, i luoghi a cui siamo affezionati, io ho avuto la fortuna immensa di avere dei nonni che nel centro storico mi portavano a passeggiare fin da piccolo, a seguire le processioni, piuttosto che a visitare la piazza e la via Lata, la distaria del nostro centro storico. Ho una considerazione particolare per il racconto che c'è a pagina 50 e che Domenico scrive in maniera secondo me eccezionale, e questo perché fra l'attività amministrativa, grazie a Dio quella professionale e altri impegni, seppur all'età di 28 anni, non sono purtroppo in maniera pratica vicino a quelle che sono le tradizioni, le attività tradizionali del nostro territorio, però c'è un appuntamento che ogni anno non mi lascia indifferente, anche perché mi sono tramandato dal nonno, al nonno Antonio e da mio padre che continua diciamo, a coinvolgerci in queste attività. A pagina 50 dove io scrivo questo, ho leggero soltanto pochissimi righi perché è diciamo, una descrizione che mi ha colpito molto. E veniva il giorno che mi svegliavano sull'idrogo del mattino, come dice il collega genovese. La vecchia casa era in subbuglio, tutta un'arbolo era. Sporgendomi dal balcone intravedevo in lontananza una lunga galleria di donne in bicicletta che a fari accesi si avviavano fuori dal paese scampanellando. Una bici in festa, senza ambulanza, senza carroscopo e senza punto di ristoro. Ognuna di loro aveva sul manubrio un cesto di vimini contenente almeno una cesoia ed una bottiglia d'acqua. Avevo trascorso una notte agitata, la mattina seguente ci sarebbe stata la vendemmia. Per me è un'introduzione che fa quasi venire i brividi, perché a metà settembre c'è quella sveglia che suona alle 5 e mezzo, alle 6 del mattino, perché orgogliosamente con i miei fratelli, con i miei parenti andiamo a collaborare con mio papà per la vendemmia, e purtroppo lì si cambia, e quindi diciamo il nostro contributo non è imprescindibile, no? Cioè, papà come chiunque altro potrebbe comunque far leva sull'aiuto di amici o comunque di persone che lo fanno per mestiere e che quindi potrebbero procedere con l'attività della vendemmia. Però nonostante tutto noi, con la cosiddetta forbice di cura del nonno, il nonno Lucio, andiamo per i campi e lo facciamo pieni di orgoglio, di fascino per quelle che sono le tradizioni, per quelle che
città e con il pensante della politica cittadina. Oggi si è parlato di tradizioni, di radici, ci siete venuti, tu scrivi un genovese salentino, voglio spingermi a usare un po' di più, nonostante diciamo questa tua lontananza geografica che comunque viene abbattuta da questi due racconti, da contenuti, ti definirei orgogliosamente nel mio tanto quanto noi. E quindi grazie ancora.